la casa di Dio, questa è la porta del cielo, entriamo con canti di gioia, Maria ci guida Gesù. Questa è la casa di Dio, questa è la porta del cielo, entriamo con canti di gioia, Maria ci guida Gesù. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sono giorni di festa per il nostro santuario di Rho, perché ricordiamo in questi giorni il miracolo della lacrimazione dell'affresco della Madonna Addolorata, avvenuto il 24 di aprile 1583. Abbiamo voluto mettere qui sotto la croce il fazzoletto che ha asciugato le lacrime di sangue di 440 anni fa. Ringraziamo il coro e l'orchestra della parrocchia di Calò, frazione di Besana Brianza, che ogni anno vengono pellegrini in santuario. C'è un'amicizia che ci lega e li ringrazio davvero per la loro presenza, perché ci aiutano a pregare e a meditare. Così come ringrazio Monsignor Ennio Apeciti, che terrà l'omelia, in questi giorni sta predicando qui da noi. Don Ennio è un caro amico e confratello, anche lui è un oblato della diocesi di Milano, che vive a Roma perché ha due incarichi delicati. È rettore del Pontificio Seminario Lombardo di Roma, è rettore dei preti giovani che studiano a Roma per poi insegnare nei seminari e nelle facoltà. E poi lui è anche consultore del Dicastero Vaticano per le cause dei santi, quel dicastero che fa i santi, i beati, e quindi ha un'esperienza molto grande dei processi di beatificazione e canonizzazione. Grazie anche lui per la presenza e la parola. E per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Tu, Figlio unigenito del Padre, che hai offerto la tua vita per noi, Kyrie eleison. Tu, Agnello di Dio, che ci purifichi nel tuo sangue, Kyrie eleison. Tu, Mediatore della nuova alleanza, che hai fatto di noi il tuo popolo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, Gloria,
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio di misericordia, luce e conforto di chi crede in te, ravviva sempre più nella tua Chiesa i desideri che tu le hai suscitato nel cuore e, rivelando la sublimità delle tue promesse, rendi più certa la nostra speranza. Così i tuoi figli potranno aspettare con fiduciosa pazienza il destino di gloria ancora nascosto, ma già contemplato senza ombra di dubbio dagli occhi della fede. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, scese ad Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo, e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sì.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene. Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà l'amore del Signore. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse, sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Giovanni, vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Vorrei cominciare, come sto facendo in tutte le omelie di questi due giorni, ringraziando Padre Patrizio, perché mi dà sempre lo spunto col suo saluto iniziale per dire: allora ho fatto bene a pensare all'argomento che volevo proporre alla nostra preghiera. Padre Patrizio ha ricordato le date. 440 anni fa avvenne appunto il miracolo, il segno della cremazione. E proprio quando pensavo che cosa avrei potuto condividere senza ripetermi, mi viene spontaneo pormi questa domanda: ma e oggi vale la pena ancora ripensarci? Non è passato troppo tempo. Cosa può dirci oggi questo fatto così lontano apparentemente nel tempo? Che la Madonna abbia pianto, però che noi siamo qui ancora a ricordarlo. Cosa può insegnare a noi? Oggi può dirci ancora qualcosa. Allora mi aiutavano molto, se volete, le letture, il Vangelo e la prima lettura. Il Vangelo, vedete, ci presenta Giovanni che per due volte ci dice: io non lo conoscevo. Forse erano cugini, come dice qualcuno, però appunto si erano allontanati. Chi avrebbe mai pensato che il figlio del carpentiere fosse il Figlio di Dio? Noi siamo forse un po' abituati a pensarlo come Gesù il Figlio di Dio, ma allora era il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria, una santa donna certamente. E lui appunto però ci rivela questo: non lo conoscevo, ma mi sono fidato. Ed è quello che, vedete, anche stamattina lo dicevo, mi affascinava pensando alla Madonna. Anche la Madonna conduceva una vita normale. Non dovremmo pensare che lei sapesse già tutto e quindi che aspettasse, contasse i giorni in attesa che venisse finalmente quell'angelo che sapeva che sarebbe venuto. Non lo sapeva. E infatti disse che rimase, dice un Vangeli, rimase turbata. Lei viveva la sua vita di donna normale, comune per tutti, buona certamente, così limpida, senza peccato. E quando venne l'angelo, poteva fidarsi di lui? Questa è la domanda che, vedete, un po' mi affascina. E la prima lettura ci presenta un po', se volete, lo stesso argomento. Paolo si reca appunto verso Efeso e vede che ci sono dei fratelli che non conoscono le cose che lui conosce, Gesù e il battesimo di Gesù. E potrebbe rimanere stupito: come mai? E loro potrebbero dire: ma chi sei tu? Cosa vieni a dirci? Anche loro si sono fidati, e anche Paolo si è fidato, ma perché? Per chi? E qui viene, allora bisogna tornare all'inizio del Vangelo, degli Atti degli Apostoli, scusate, quando appunto gli Apostoli sono rimasti in 11, ma ce ne volevano 12 per realizzare appunto l'antico sogno del popolo di Israele, i 12 discendenti, i 12 Apostoli. Ne hanno perso uno. Ha tradito, ha ceduto alla tentazione, Giuda.
ma allora, secondo la mentalità del tempo, non avrebbero più potuto continuare a predicare, non erano più il popolo di Dio, il nuovo popolo. Ma in quella pagina degli Atti c'è un punto bellissimo: sono tutti raccolti in preghiera, sono elencati tutti gli 11, ma anche il nome dodicesimo. Maria stava in mezzo a loro e pregava con loro. L'unica volta che negli Atti degli Apostoli ricorre il suo nome. Poi Maria, dagli Atti almeno, scompare perché ha compiuto la sua opera. È il dodicesimo nome, quello che ha permesso ai primi credenti, agli Apostoli, di superare il terribile momento di scoraggiamento. Adesso cosa facciamo? Lui, certo, ce n'è andato, ci ha lasciati, ma adesso tocca a noi. Ce la faremo. Se ci pensiamo, loro, guardandosi in faccia gli uni con gli altri, avrebbero detto: ma Tommaso, ma Luca, ma Matteo. Qualche volta, vedete, noi li conosciamo molto bene, ma appunto Giovanni e suo fratello sono Boanerges, figli del tuono, un po' brontoloni, noi diremmo oggi. Di quel gruppo Maria diventa quella che li incoraggia: non abbiate paura, io vi do la forza, io vi do il coraggio, siamo in 12, siamo il nuovo popolo di Dio, quel popolo che mio figlio è venuto ad annunciare, a creare, a introdurre. Perché andiate? E Paolo allora va sulla fiducia che seppe infondere Maria a un gruppo di gente forse scoraggiata, forse spaventata, come certamente poteva essere, se volete, la Madonna quando parlò con Giuseppe, con i suoi genitori, quando cominciò a farsi evidente in lei il frutto del grembo, la gravidanza. In fondo la gente, per quello che so, subito capisce da quanti mesi è. Certamente qualcuno avrà fatto i conti, ma qui hanno fatto qualcosa prima del matrimonio. Avrebbero potuto, e forse hanno anche molti, pensato male di loro. Di Giuseppe e di Maria. Il capitolo ottavo di Giovanni ci presenta una terribile accusa che dissero appunto i farisei: noi non siamo figli di perdizione. Un'accusa che, dicono gli studiosi, feroce: guarda che sappiamo che tua mamma ti ha concepito prima del matrimonio legale. Lo hanno umiliato. La Madonna accettò queste umiliazioni perché conosceva bene la verità. Ma torniamo, vedete, al Vangelo. Giovanni non lo conosceva, però ha creduto. Quante volte era andato nella sinagoga a sentire le profezie di Isaia, ricordate? Appunto, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Lui un giorno pensò: allora ci vuole uno che vada nel deserto, che cominci a predicare, perché preparare la via del Signore occorre, per prepararla occorre che uno vada nel deserto. Sono solo, a quanto pare era solo all'inizio. Ci è andato, ci ha creduto. Non ha fatto come molti di noi, a me succede spesso di pensarlo, che sentite le letture e anche le omelie, tanto più poi se sono noiose, allora dopo uno dice: bene, finito, andiamo a casa, speriamo che l'omelia sia breve. E poi si riprende la vita come niente. Giovanni non ha fatto così, ci ha creduto. E tutta la storia è cambiata. Ma anche la Madonna ci ha creduto e ha saputo dare coraggio a Giuseppe. Pensate a quando devono andare verso Betlemme, a quando non trovano casa. La Madonna appare come colei che sempre lo incoraggia, che sempre dà fiducia. Sino alla croce la Madonna addolorata ce lo ricorda. Quando Gesù le dice: ecco, ecco tuo figlio, il tuo figlio, e tu sarai la sua mamma. E lei lo prende con sé
e viceversa. E dà coraggio a quel giovane, forse Giovanni, ma il Vangelo dice il discepolo amato, perché chiunque può essere Giovanni quando fa come lui, che ama il Signore. La Madonna incoraggiò quel giovane: non avere paura, credici. L'addolorata non appare mai addolorata, piangente. Certo, piange per noi, non per Gesù. La donna che sa dare coraggio, perché ha avuto fiducia lei, ha trovato lei coraggio nel Signore Gesù. Per questo vi parlavo della Madonna negli Atti degli Apostoli, all'inizio di tutto. La Madonna è quella che è sempre stata capace di darci coraggio. E il miracolo dell'acclimazione, che cos'è se non fu allora ed è un invito ad avere coraggio? Adesso mi devo fermare, ma pensate solo 440 anni fa com'era il mondo di allora, ma ci vorrà un'altra meditazione. Che mondo era allora? La Chiesa com'era allora? Forse noi non ricordiamo più, era veramente drammaticamente divisa. La Madonna forse piangeva per queste divisioni, ma volle darci un segno, non per piangere, ma per incoraggiarci, come fece con gli undici. Non state qui ad essere scoraggiati. Avanti, coraggio. Abbiate fiducia, mio figlio. Abbiate fiducia in voi. Allora, questo invito al coraggio, vedete, diventa per noi oggi. Vi dicevo che sono partito da qui. Oggi, quanti, anche tra noi cristiani, mi sembra, siamo scoraggiati. Sappiamo fare elenchi lunghissimi di cose che non vanno. Uno dei ritornelli più frequenti è ai miei tempi, che io cerco di non dire mai per me, perché vuol dire che sono vecchio. Ai miei tempi, oh quanti erano i giovani, oh quanti era la gente in chiesa, oh quanti erano i chierichetti. Oppure vedete le guerre, le violenze. Ma cosa ci direbbe oggi la Madonna? Ai miei tempi io ebbi il coraggio di fidarmi. Ai miei tempi disse ai 11 uomini: forza, forza. E venne Paolo. E quando Paolo incontrò un piccolo gruppo, seppe avere il coraggio di parlare. E da allora la storia è cambiata per sempre. Se fossimo anche noi, io per primo, uomini, donne, coraggiosi, convinti della nostra fede, contenti, senza paura. Quando anche fossimo pochi, la prima lettura sottolinea volutamente, erano circa 12 uomini. E Paolo poteva dire tutto qui, non lo disse. La storia è cambiata per il suo coraggio, che la Madonna seppe dare agli apostoli come lui.
Fratelli e sorelle, al Signore Gesù che con il dono della sua vita ci ha ottenuto una redenzione eterna, eleviamo le nostre suppliche. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che accompagni il cammino della tua Chiesa, rendila sempre più una comunità aperta e accogliente, capace di farsi vicina a quanti hanno perso ogni speranza. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, sapienza eterna del Padre, fa che l'impegno dell'Università Cattolica a servizio della cultura allarghi gli orizzonti dei giovani, suscitando in essi il desiderio del bene. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che ci hai riconciliato nel tuo sangue, donaci una fede certa e una carità operosa per essere nel mondo testimoni credibili del tuo amore. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, principio di ogni giustizia, sostieni i governanti nella ricerca del bene comune e del dialogo fra i popoli. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che hai risollevato il mondo con l'umiliazione del tuo Figlio, conferma in noi la gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa possiamo partecipare con pienezza alla gloria eterna di Cristo risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Scambiamoci un segno di pace.
professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O Dio, che in questo misterioso scambio di doni ci chiami a partecipare alla ricchezza della vita divina, rendici testimoni nelle opere della verità che mirabilmente ci ha illuminato. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella sua varia ricchezza e hai disposto l'avvicendarsi delle stagioni. All'uomo plasmato con sapienza tua immagine, hai sottomesso ogni creatura vivente, affidandogli tutte le meraviglie dell'universo. Dalla terra lo avevi tratto, ma rigenerandolo nel battesimo gli ha infuso una vita che viene dal cielo. Da quando l'autore della morte è stato sconfitto per l'azione redentrice di Cristo, l'uomo ha conseguito il dono di una esistenza immortale e, dispersa la nebbia dell'errore, ha ritrovato la via della verità. Riconoscenti e ammirati per questo disegno di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Thank you.
Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli, che Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, a Sant'Ambrogio e a tutti i Santi. Insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati,
per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
Preghiamo. Dio forte e misericordioso, la grazia che ci è stata elargita sia in noi principio di vita eterna e il dono ricevuto alla tua mensa diventi sorgente e certezza della gioia senza fine per Cristo nostro Signore. Vi invito a vivere bene anche la giornata di domani, che è la data precisa del miracolo che ha dato origine al santuario e a tutta la storia che parte da questo santuario. Vi invito a partecipare alle messe domani, che sono agli orari feriali 7, 9, 19. La messa di domani mattina alle 9 è quella solenne, concelebrata, presieduta da Monsignor Ennio Apeciti, che ringraziamo davvero per la sua presenza e la sua parola. Così come vi invito, per chi può, a ritornare domani pomeriggio alle ore 16. È l'ora precisa in cui è avvenuto il miracolo. Ci ritroveremo a pregare il rosario e riceveremo poi la benedizione con la reliquia delle lacrime di sangue. E poi ricordo che in penitenzieria è possibile visitare la mostra sulla venerabile Maria Cristina Cella Mocellin, una nostra contemporanea, giovane mamma, morta a 26 anni. Davvero vale la pena conoscere questa storia. La mostra la illustra bene. Presso il banco libri ci sono anche dei sussidi, dei libri, il suo diario spirituale, che vi invito ad acquistare e poi a diffondere, a regalare ai giovani o alle famiglie o ai fidanzati. Ringrazio davvero di cuore anche il coro di Calò per la sua presenza e per come ci ha aiutato davvero a pregare e a contemplare il mistero di Dio e di Maria, e su tutti noi invochiamo la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Iddio che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha dato il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti con Lui nella fede, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. E buona festa e buona settimana a tutti.